Lezione 8, Space Instruments, razzi, parte terza. Questo è il Buran, appunto, il modello di terra del Buran, di cui abbiamo anche le piastrelle termiche che buttavano, prima che lo restaurassero, e poi l'hanno restaurato e mo sta Quindi al... questo è quello russo. Questo è... Beh, si vede che è russo. Beh, a parte sta nel deserto, secondo è più squadrato. Terzo, col cavolo, perché facevano sta così vicino allo shuttle negli Stati Uniti. No, ma poi si vede che è russo. Sì, un po' più leggermente più grande. Allora, il Buran ha fatto un solo volo senza equipaggio il 15 novembre dell'88, come vi dicevo, atterra come, questo atterra come un aereo, cioè ha dei motori che gli permettono di atterrare e può atterrare sia con computer di bordo che in telemetria. Il razzo che l'ha portato su è Energia con quattro stati principali che poi sono diventati lo Zenit. Vabbè, il programma in stasi in realtà è stato abbandonato perché fondamentalmente l'abbiamo visto l'altra volta, in realtà lo shuttle non aveva senso di esistere, i sovietici l'avevano copiato solo perché gli americani lo facevano e quindi boh, ci faranno un motivo per farlo, e è costato cifre pazzesche e poi appunto è stato tutto buttato. Il problema è che, cioè il problema, il paradosso o la cosa che rende ancora più triste il tutto è che Energia... Il razzo poteva essere utilizzato per mandare anche cose che non erano il Buran nello spazio, mentre il razzo dello shuttle portava solo lo shuttle nello spazio e basta. Energia, appunto, Energia sarebbe un booster centrale, che è questo qui, dove i motori sono sul razzo, non come lo shuttle, che lo shuttle ha i motori, e il Buran aveva bisogno di quattro primi stati attorno. Questa è Energia M, che è una versione più leggera con due booster laterali. Perché poi il problema è che poi tutto cade in disuso al termine dell'epoca sovietica, perché effettivamente i costi erano eccessivi e fondamentalmente non c'era un motivo economico per mandare nello spazio oggetti così pesanti. E quindi in qualche maniera loro cercavano di riciclare questo sistema con dei booster per portare 100 tonnellate in orbita geostazionaria. E abbiamo cominciato adesso, in orbita geostazionaria, però appunto tu in orbita geostazionaria porti un satellite per telecomunicazioni, quelli non pesano così tanto, insomma non c'è un motivo economico. Tra l'altro questo qui purtroppo è crollato tutto nel 2003 quando c'è stata la brutta tempesta di neve, oppure stavano lavorando, non è mai stato chiaro, sono morte anche delle persone, ma fondamentalmente è stato tutto distrutto, l'unico Buran che aveva volato che è questo qua. Vabbè, queste sono varie foto del punto del Buran prima del lancio. Veniva portato in giro col Mirya, che è l'Antonov Du-25, anche lì molto simile. Questo qui è il più grande aereo da carico, vabbè, simile a quello del Boeing 747, però se uno fa il confronto, allora vediamo un po', il Mirya è questo qui verde, vedete? Rimane ancora il più lungo come aereo, anche più lungo dell'A380, che è l'aereo commerciale, quello che c'ha. L'A380 fondamentalmente porta passeggeri ed è su due piani, no? Quello che sembra un, lo chiamano un non un manati, una di questi, come si chiama? Di queste creature artiche. C'ha un nome, vabbè. Mi verrà in mente. Il 747 è un po' più piccolo, vedete, un po' più corto, è un po' più piccolo, però grosso modo notate che stiamo qua come... Vediamo se sapete che cos'è questo qua, lo Spruce Sembra un Curse. aereo da caccia della seconda guerra mondiale. Un bombardiere. Quasi. Hughes vi dice niente il nome? War Hughes. Sì, vabbè, sì, quello quel film con Ed DiCaprio da vietro. è esatto. Cioè, che non è male, per essere DiCaprio, cioè praticamente la storia di Howard Hughes, Discorsese, sì. sì, di Howard Hughes, che era un... innanzitutto pure lui si divertiva a fare i film, però appunto costavano 35 milioni, 40 milioni di dollari dell'epoca, e fondamentalmente è quello che ruppe il monopolio della Panam comprando la TWA e sviluppando gli aerei per la TWA. Lui li disegnava gli aerei, non so se era laureato, non credo Sì, fosse... era un ingegnere, Era infatti. ingegnere, non so se era laureato in ingegneria, ma comunque disegnava gli aerei meglio degli ingegneri. E fondamentalmente al tempo della seconda guerra mondiale lui concepì questo aereo qua, lo Spruce Goose, in realtà l'oca, selvaggia, non so la traduzione di questa,
è un vezzeggiativo negativo che gli avevano affibbiato a questo gigantesco aereo in legno che era fatto per portare le truppe. Quindi in realtà, però insomma, anche se vedete il film, il succo è che in realtà nel periodo di guerra il governo americano dava alle grosse ditte aeronautiche finanziamenti per sviluppare varie cose anche sia per lo sforzo di guerra sia per continuare ad andare avanti. Quindi comunque se vi capita il film vedetelo perché merita. E comunque questo qui rimane come apertura alare il più grosso aereo mai fatto, e appunto è stato fatto nel 44-45, quindi anche qua poi alla fine se quello che determina la grandezza degli aerei non è, e anche dei razzi non è tanto la richiesta ingegneristica quanto quella economica, cioè non c'è nessun motivo per fare un oggetto così grande che tra l'altro poi vola lento, e in realtà economicamente ti serve un oggetto tipo il 380 per portare tanti passeggeri, ma poi anche il 380 che porta tanti passeggeri non conviene poi così tanto rispetto a un aereo più piccolo come il 780 che è quella a fibra di carbonio della Boeing, quindi è sempre molto complicato. I russi ovviamente fanno come gli pare, tanto più questo qui è il più grande aereo da carico e quindi poi porta tutta una serie di oggetti, cioè se c'è bisogno di spostare grossi oggetti lo fai con l'Antonov 225. In realtà c'è anche un altro aereo che è fatto per portare i pezzi dell'A380 che ha una forma molto strana, non so se l'avete mai visto. Vabbè, ve lo cerco, ve lo faccio vedere una volta dopo. Dopodiché, quella che vi ho citato l'altra volta è la stazione da battaglia, la Morte Nera, la Polius, che è Sarebbe questo oggetto, quella, questo esatto. qua sopra, appunto essenzialmente è un primo stadio della Mir, rielaborato, comunque 80 tonnellate, se considerate che adesso in orbita bassa il massimo che si riesce a mandare come moduli per la stazione spaziale è 20 tonnellate, quindi questo qui in un colpo solo mandava all'analogo di 4 moduli. Sulla Ma quello è lo stesso razzo. è lo stesso razzo del Buran Ok. riciclato, o meglio, in grado di portare anche oggetti che non fossero del Buran. La fattispecie la Polius 40 metri, cioè questo è lungo quanto un razzo. Calcola che se, no, perché mi pare che la Soyuz è 47 metri. Quindi, praticamente questo qua è. Perché poi uno non ha idea. No, ti ricordi come ingambasse? Attenta, le dimensioni non sono chiare nello spazio, no? Quindi non hai idea. In realtà questo qui è un treno. Questo qui è un uomo. Madonna. Cioè, quindi ci vogliono quattro locomotive per spostare tutto questo oggetto qua su due binari paralleli. Uno che sta qua e uno che sta da quest'altra parte qua. Quindi, appunto, se questi sono 40 metri, immagina 40 metri quant'è? Sono 10 piani, 15 piani di palazzo. Quindi, insomma, lo metti in orizzontale e vanno nello spazio. Ma il Mir non era un jet, No, la non era Mir un può essere aereo. anche un aereo, però la Mir, che sta per pace, è la prima stazione, grossa stazione spaziale russa, Non costruita con un assemblaggio di vari oggetti. essendo russi pensavo fossero gli aerei. Ma può essere pure che ci Ah, siano aerei, non dico di no, no. pensavo che quello si chiamasse Mir perché era un pezzo, un modulo dell'aereo. No, 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 Ok. no. Perché era il primo stadio, lo stadio centrale, lo stadio, il corpo centrale della Mir, che era stata mandata anni prima, 85 credo, o no, forse dopo, 88, non mi ricordo, devo guardare. Poi l'hanno assemblata e sarà su fino al 2000. Poi con gli stessi moduli, le stazioni spaziali le facciamo la prossima volta, con gli stessi moduli loro hanno, in realtà poi era la Salyut, che era la vecchissima stazione spaziale russa, che si è evoluta nel modulo centrale della Mir, che è poi il modulo di servizio della stazione spaziale internazionale. Ne avevano riciclato uno come Polius, come arma da battaglia, perché appunto c'era anche un laser, c'aveva i cannoncini senza rinculo. E in realtà un megawatt sembra che sia un numero veramente esagerato, però questo è il numero che viene citato sulle varie specifiche che io sono riuscito a trovare. E comunque c'è un laser, insomma, però per farvela breve, questo qui è la serigrafia, vedete? Questa è la stazione in quanto tale, c'è cioè un terzo stadio ovviamente per portare in orbita e questa è l'energia. E il punto è che avevano montato male un giroscopio, quindi il lancio è stato perfetto, solo che lui invece di ruotare di 180 gradi per poi mettersi in orbita, ha ruotato di 360 gradi e quindi quando ha acceso i motori del terzo stadio è cascato giù invece di andare su. Però pare di nuovo che visto che qui stavamo già in periodo di perestroica, perché 87-88 era,
Gorbaciov, insomma, quindi in realtà Gorbaciov era più che contento di essersi liberato, perché comunque c'è un trattato spaziale in cui in realtà nello spazio non ci possono essere armi. Quindi in realtà anche noi che dobbiamo fare il coso di laser antidetriti, uno dei vincoli è che non puoi fare laser troppo potente. C'è una pistola, ve la faccio vedere la prossima. Ablazione, non è un laser molto potente. Beh, però comunque il laser che fa ablazione non è laser. Sì, ma su oggettini. Sì, però è sempre ablazione. Insomma, si fa, però non è c'è la pistola a bordo della stazione della Soyuz, ve la faccio vedere poi. Fino a qualche anno fa c'era la pistola perché serviva per difendersi se cadi in volo ballistico, non dove dovevi cadere, e quindi stai nella steppa, se eventualmente per difenderti dai lupi della steppa c'era la pistola. Vabbè, questa l'abbiamo vista, la serigrafia, e quindi questa energia aveva varie configurazioni, appunto quella base Burano Polius classe aveva quattro stati secondari, e appunto poteva portare fino a 100 tonnellate in orbita bassa, però se ci metti lo stadio secondario appunto arriva a 80 tonnellate e in orbita geostazionaria 20 tonnellate. Poi c'è questa versione con 8 booster invece che 4, addirittura poteva portare 100 tonnellate su Marte, mai realizzata, però tu immagina che tu potevi andare su Marte nell'89 con 100 tonnellate. Quindi di nuovo il succo qual è? Che in realtà i problemi non sono ingegneristici, ma senza economici, niente di Marte. E vabbè, io mando. Cioè, non, certo, però ci mando una sonda autoreplicante robotica. Però con 100 tonnellate il numero. Ripeto, 20 tonnellate è quanto riesce a lanciare adesso col Proton e con i razzi attuali, cioè in orbita bassa. Quindi quindi negli anni 80, se tu volevi, potevi andare. Poi è chiaro che non avevi sistemi di supporto vitale, non puoi mandare la gente così, però le caratteristiche tecniche sono quelle, e stiamo parlando appunto del fine anni 80. Poi quando faremo quello a propulsione con le bombe nucleari, l'Orion, che è la mia grande fissa, andava a 10% della velocità della luce su Alfa Centauri in 50 anni, quindi di nuovo non è un problema tecnico, è un problema economico e al limite politico. Il punto è che non c'è nessuno che ci abbia la volontà di buttare un sacco di soldi, poi buttare, investire, perché poi ti ritrovi comunque in termini di meglio investirli in guerre come l'Afghanistan e così via. Certo. Il Proton è il razzo pesante russo, questo serve sia per mandare appunto i satelliti in orbita geostazionaria 6 tonnellate che i moduli della stazione spaziale, cioè essenzialmente quello aspetta un attimo. Questo qui, la parte alta della Polius è la parte alta del Proton, grosso modo. Ha un sistema di razzi più efficienti che sono questi 6, cioè essenzialmente tutto questo è un, almeno fino a qua, tutto questo è uno stadio. Qui c'è il carburante e questi sono i razzi, quindi in realtà lui ha questi 6 stadi, e quindi poi butti via tutto e prosegue col secondo stadio e va in orbita. E ha più fallimenti, vedete ci sono un numero maggiore di fallimenti rispetto, sempre elevatissimo, notate che questi qui in non so se questa è la scala, sì, in ogni anno fanno 12 lanci, 13 lanci, quindi cioè cose che non so per niente ovvie. Ecco, vedete qua si vede meglio, vedete al centro non c'è niente perché ha solo questi 2, 4, 6 razzi laterali, questo qui gli fa da serbatoio per questi razzi, poi si sgancia e poi c'è il secondo stadio e così via. Questa è la rampa di lancio, anche qua se lo sistemano, se lo portano, tutto movimentato con analogo di carro ponte, per cui molto molto più pragmatico. Poi sempre per la serie non si butta mai niente, gli RD-180 sono l'evoluzione degli RD-170, che sono quelli usati sul Buran con 4 camere a combustione, invece questo ha 2 camere a combustione. Non mi ricordo se è proprio di questo, di uno analogo a questo, c'è un servizio sulla BBC, un documentario della BBC. Insomma, fondamentalmente questi sono razzi russi, che sono l'evoluzione di quelli per la Luna, anzi vi faccio vedere questi, gli RD-170. Questi sono quelli usati su Energia Buran a 4 camere. Tra l'altro, se
tutte le cose russe stanno su questo sito che si chiama Russian Space Web, che è fatto benissimo. Se ci avete tempo, vale la pena andare a vedere, perché cioè, proprio tutta la storia dell'astronautica sovietica e russa sta su questo analogizzac. Vedete, fondamentalmente voi avete una unica, che non si vede, due serbatoi di combustibile comburente che portano con la pompa il carburante qui dentro. Però la cosa interessante è che anche, vi ricordate che la turbopompa scaricava fuori, eccetera, eccetera, questi in realtà scaricano tutto all'interno e quindi va tutto in propulsione aggiunta. Vi dà un 15-20% in più. Dopodiché, che razzo è questo? Di chi è sto razzo secondo Hai detto che i russi sono russi. voi? Il razzo? Non è russo. Sì, va bene, in effetti oramai. Abbiamo inizi per capirlo o è una cosa totalmente casuale? Beh, no, non è che può Cioè, essere italiano, non è, insomma, no, sì, è americano. americano, è statunitense. Americano, però, mi pareva brutto. Il test l'hanno fatto Sì, il Marshall Space Flight Center, bravo. quindi immagino Vabbè, che. ma legge. I primi vabbè, voglio dire, uno Ma si perché? deve. Perché fondamentalmente i razzi sono talmente efficienti che gli americani poi negli anni 90, perché la storia, non mi ricordo se è proprio di questi, dei razzi analoghi a questi, questi razzi devono essere distrutti. L'hanno tenuto in un hangar, non mi ricordo se addirittura a Samara, dove abbiamo fatto Pamela, per 20-30 anni. Poi l'hanno ritirato fuori, hanno un 15-20% di efficienza in più, che fa la differenza tra mandare cose in orbita e no. Insomma, per fartela breve, gli americani li comprano. E non solo li comprano, ma l'hanno sempre comprati dagli anni 80 e 90, scusa, dagli anni 90, fine anni 90, in tutte le crisi politiche che ci sono state. Quindi quando c'è stata la crisi con l'Ucraina, tranquillo, io questi continuo a comprarli assolutamente. E continuano a comprare, li montano sugli Atlas 5, ULA, United Launch Alliance, Perché? Che non perché sanno sono più fare. efficienti, loro non li sanno fare, hanno Ah, cominciato a ok. svilupparli, eccetera, eccetera. Però insomma, sviluppare un razzo, poi alla fine è sempre quanto ti costa. Se mi costa, a lungo andare a livello strategico dovrebbero sviluppare, però loro nel frattempo stanno sviluppando i razzi per lo Space Launch System, quindi non è ovvio che tu ti metti a sviluppare un altro razzo, chi te lo fa? Cioè, lo sta facendo Elon Musk. Dici, Ma quello lo fa per quello un'altra. che ti costa svilupparlo a sto punto Me ci ne guadagni retta compro. e te ne compri prima. E Dove è qui. stato quello che non c'ha dei problemi di assetto? Allora, premesso che non lo so, Cioè, non probabilmente c'è questi riescono a controllare. l'asimmetria. Riescono a controllarlo. Non possiamo guardare. Così com'è, sembrerebbe che non abbia razzi ausiliari di controllo. Ma può essere che questi siano montati su gimbal, su un sistema di sospensione, possono controllare Ah, la. Non ok. lo so, questo se vuoi lo guardiamo. Perché è particolare, insomma. Sì, la cosa che è particolare è che c'è una camera, cioè un combustibile comburente, due serbatoi che vanno o in due o in quattro camere di combustione. E vabbè, anche qua vedete che comunque l'oggetto è abbastanza complesso perché comunque c'è delle pompe di distribuzione, eccetera, Vabbè, eccetera. poi il raffreddamento. Però vedi che c'è poco di raffreddamento, c'è questo di raffreddamento, ma non c'è mo più di Che ci tanto. mettono a raffreddare? No, sempre Sempre. l'exhaust del gas di scarico. E poi appunto dobbiamo farlo un giorno la parte di impulso specifico dell'effetto Venturi, eccetera, eccetera. Ma la camera di combustione vi ricordo che è questa parte piccolissima qua. Dopodiché, sempre nell'ottica che non si butta mai niente, lo Zenit, che è fatto in Ucraina, in realtà è questo qui, è il primo stadio, cioè questo stadio qua è essenzialmente questo. Uno di questi, cioè quelli che erano i primi stati Pierre Energia e Buran, li usano per lo Zenit Ucraina. Noi abbiamo lanciato Nina 1 con questo nel 98. Di nuovo, primo, secondo stadio. Qui c'è il satellite col terzo stadio. Usano gli RD-171, ma insomma, sono un'evoluzione 170. Non starei a guardare i dettagli. Alto 60 metri, quindi ripeto, grosso modo, poco più di quanto era tutta Polius. Considerando che poi qua quello che mandi in orbita è questo. E appunto in orbita bassa mandi 13 tonnellate, in orbita geostazionaria mandi 6 tonnellate. Due tre stadi, massa di 400 tonnellate, 4 metri di diametro. Questa essenzialmente è la sostanza. Di questi c'è la versione Zenit lanciata dal mare.
si lancia una compagnia, un consorzio di vari, gestito dalla Boeing, ma di Norvegia, Russia, Ucraina, USA, che lancia dal mare. Sì, comunque se guardi qua effettivamente non sembra che ci siano razzi di assetto. Da come è fatto però, secondo me questi Possono spostarsi. controllano la cosa. Quindi è uno Zenit che viene lanciato al mare, è ottimale per mandare roba in orbita geostazionaria, perché così tu c'hai questa piattaforma petrolifica riciclata che se ne va all'equatore, all'inclinazione che dove devi lanciare, e lanci il tuo razzo. Anche qua ha avuto qualche fallimento, però poi ci andava abbastanza bene. Questo in realtà è rimasto fregato dal 99 al 2014, vedete? In realtà forse ce n'è uno nel 16. Comunque sì, è rimasto fregato questo dalla crisi ucraina, perché essendo un consorzio in cui c'è coinvolta l'Ucraina e così via, in realtà poi credo che abbiano, come si dice, file for bankruptcy, abbiano richiesto alla banca di andare in fallimento, richiesto il fallimento, e stiano cercando di capire come recuperare i costi e le strutture, perché comunque le strutture ci sono, quindi appena finisce questa guerra con l'Ucraina probabilmente riprenderanno. Questo anche è figo, perché essenzialmente subito finita l'Unione Sovietica si è cercato un modo per utilizzare le loro competenze di razzi, perché appunto il trucco base è sempre il solito, cioè qua questa tecnologia è sviluppata negli anni 70-80, che è perfettamente valida ancora al giorno d'oggi, perché di nuovo non è che c'è l'antigravità, non c'è niente, c'è solo azione e reazione e combustibile chimico, quindi non è che ti puoi inventare più di tanto. Appunto, come vedremo, poi Elon Musk si è inventato di recuperare i razzi, che è geniale, però poi vabbè, i cinesi sono stati la terza nazione a mandare l'uomo nello spazio, hanno varie stazioni spaziali, vorrebbero andare sulla creare una Già nel 2024. Sì, vabbè, allora, innanzitutto queste sono slide mie vecchie di 4-5 anni fa, quindi non so se ancora sul 2024 è vero. Se lo fanno, glielo fa, lo fanno, perché stanno investendo talmente tanto. Però pure sulla. Dico quello di una cazzata, però quello che fa il segno da Vittoresta in fondo mi ricordava un po' Di Maio, però. Ci assomiglia per niente. Semmai guarda il sistema di controllo, vabbè, è leggermente più informatizzato, ma è molto simile a quello della Soyuz. Infatti, se vedete, a parte il primo stadio, eccetera, ma insomma, essenzialmente in lunga marcia sono molto simili a quelli della Soyuz, perché loro i primi studi l'hanno fatti proprio in Russia. Quindi la tecnologia si è evoluta, adesso sono estremamente efficienti, però nasce da tecnologia russa. In lunga marcia è quello che porta l'equipaggio con uomini a bordo, vedete anche qui. C'era zitto. Torre di espulsione, alette aerodinamiche, qui sono gli astronauti nelle capsule, sono appunto la diretta evoluzione di quelle della Soyuz. Questo qui è la semplificazione del cladogramma lungo, e questo immagino sia marcia. Due, perché sono due trattine, due, questo è go, lo stesso di numero. Cinque. Due a cinque. No, Go è 5, ma questo Ah. Go qua è il contatore per cose, per astronavi, razzi, sottomarini, eccetera, eccetera. Infatti Nadia, Nautilus Go, è Nautilus, non puoi chiamarlo Nautilus e basta, devi chiamare Nautilus Go, perché è questo qua. Cioè si usa sia per i numeri, sia per gli oggetti, navi, astronavi, Mezzi. razzi, mezzi meccanici. La F1F, questo qui è Fuoco. fuoco, Ah, infatti, e questo qui è freccia. In realtà la parte sotto è mandare avanti, quello sopra è bambù. E questo qui, freccia di fuoco, potete immaginare che vuol dire razzo. ok. Razzo. Razzo. Ah, chiamo. E ovviamente la pronuncia cinese è diversa da quella giapponese, ma essenzialmente i giapponesi non lo chiamano così, li chiamano rocchetto in katakana. Hanno fatto 13 lanci con questo tipo di Shenzhou, tutti dei successi. Ovviamente i primi, vedete, sono unmanned, finché il primo volo con equipaggio del 2003,
anche lì un astronauta, due astronauti, tre astronauti con attività extraveicolare nel 2008, sono andati molto veloci, qua nel 2003, ieri dal punto di vista dell'astronautica. Poi mandano la Tiangong 1, la stazione spaziale, quella che è caduta l'altro giorno, qualche mese fa. Il cargo con docking automatico, che pure è una cosa, non è ovvia, che tu fai l'attracco automatico tra un modulo di cargo e la stazione spaziale, ritirano sulla stazione spaziale, mandano il primo equipaggio per la prima volta sulla Tiangong 1 e 2, quindi fanno due missioni. E se non sbaglio, questa è l'ultima missione sulla Tiangong 1 nel 2013. Poi mandano la Tiangong 2 nel 2016, che è ancora in orbita, e mandano due persone sulla Tiangong 2 per 30 giorni. Quindi non è così efficiente come i russi, però è pure vero che loro hanno appunto cominciato nel 2003 e stanno investendo una quantità di soldi incredibile. Quindi non è, se loro dicono che andrà solo nel 2024, secondo me nel 2024 non fa in tempo, però di tutti. E poi lì è figo perché, se, di nuovo, un po' di santa guerra fredda è sempre bene, perché a quel punto se la Cina è l'unica nazione a mandare un equipaggio sulla Luna, tutti gli altri seguono, perché se no non puoi fare la figura No, ma è l'unica. sì, è Cioè, l'unica. proprio, nel senso, per cambiare il fatto che siamo così Eh dall'80. sì, dal 60, Dal 60. dal 70, insomma, A l'ultimo. livello di propulsione, è lì che parti senza atmosfera, senza niente, No, a completamente parte quello, ma poi non. Cioè, i razzi per andare sulla Luna ce l'avresti. No, a adesso punto no. costruire lì. Beh, vabbè, Cioè, quella è la svolta. Cioè, costruire lì sì, però insomma è voglia. partire da lì. Sì, però lì è voglia. Ma lì ti serve non per l'atmosfera, per l'effetto. Beh, scusa, non ti serve molto meno carburante per Sì, ma ti partire. serve meno carburante non perché c'è poca atmosfera, ti serve meno carburante perché quello che fai è che tu vai sulla Luna, poi decolli a poche centinaia di metri al secondo e ti butti verso la Terra. Vai verso la Terra, non fa effetto fionda, No. No, perché fondamentalmente la Luna c'ha la stessa orbita della Terra, quindi non guadagni niente. Fai effetto Oberth, cioè accendi i razzi quando stai andando a 10 km al secondo, che è la velocità, la differenza di potenziale tra la Luna e la Terra. Accendi i razzi lì e quindi puoi andare su Marte molto meno carburante. Però è voglia. Questi sono appunto i razzi della lunga marcia. In realtà anche lì, quelli degli anni 70 sono talmente diversi da quelli attuali che non ha quasi senso metterli insieme. E comunque hanno fatto 274 lanci, di cui 260 con successo, 8 failure e 6 failure parziali. Però di nuovo, in realtà, se uno deve essere onesto, dovresti contare solo questi qua. E quindi in realtà hanno avuto solo 4 failure totali. Anche qua, queste sono tutte prese da Wikipedia, sia perché così YouTube non mi censura, ma anche perché in realtà Wikipedia per queste cose è abbastanza precisa. Altre cose le lascio da mettersi nei capelli. Però vabbè, questo è l'andamento, per cui un sistema molto aggressivo. La Shenzhou, questa qui è nave degli dèi, questo è Dio e questo qui è nave. Se volete, potete anche immaginare una vista dall'alto, con remi e con la gente dentro la cosa. Shock Diamond, vi ricordate gli Shock Diamond che abbiamo visto l'altra volta? Questa va su, e la capsula, vedete, ricorda vagamente la Soyuz. Cioè avete il modulo in cui gli astronauti vengono lanciati e ritornano sulla Terra. Un modulo abitativo, se durante il vostro docking con la stazione spaziale, se dovete andare sulla stazione spaziale, e l'avionica, tutti i moduli di servizio con i pannelli solari. 30 metri, scusa, 9 metri il tutto, 3 metri, un volume di 14 metri cubi, vabbè, 8 tonnellate al lancio, il resto non è così importante. Appunto, il primo lancio è del 99. Tiangong, la stazione spaziale, di nuovo, vedi, Tiangong, questo è cielo e questo è il Palazzo del Cielo. Sta andando? 86 minuti. Rimasti? Vabbè, duriamo di meno Lasciamo noi. ancora. Sì. Se lui va. Duriamo di meno noi. Questa è Miya di Miyazaki. Ah, sì, infatti ti ricordi, no? Ti avevo scritto che Sì. c'era palazzo. Palazzo, sì, questo è Palazzo del Cielo.
numero uno. Di nuovo, per contare i palazzi del cielo serve questo qui dopo uno, non puoi mettere uno e basta, sia in giapponese che evidentemente in cinese. Quindi questa qui è lanciata nel 2011 e tornata giù nel 2018, quest'anno, no? E questa qui è il modulo della, vedete, è poco più grande dell'analogo della Soyuz, della Shenzhou. Un po' più largo, però insomma essenzialmente, tanto più che loro la lanciano con lo stesso razzo della Shenzhou. Quando fa l'attracco, vabbè, c'è questo qui che chiama stazione spaziale, in realtà è un modulo, essenzialmente è quello che i russi facevano negli anni 70, quindi stanno ripercorrendo un po' tutta una serie di milestone, di tappe, anche molto più velocemente. L'altra cosa è però che c'è da dire è che in ogni caso adesso gli unici che possono andare gente nello spazio sono russi e cinesi. Gli americani al momento non hanno una tecnologia per mandare. E appunto vi cito questa che era la 10 perché è l'ultima missione sulla Tiangong. Vabbè. Vedete anche qui il rientro degli astronauti, poi li mettono sulla sedia perché non gli vogliono far fare sforzi. E questo è il modulo di rientro, qui è dove sta il paracadute che si apre e questa è la capsula. Però se vi avessi detto che la capsula è russa, ma pure a me se mi avessi detto che questa è russa, non è che così ci se ne accorge, forse questo è un po' diverso. E anche il modulo d'attracco, vedete, è molto simile a quello russo, cioè si attracca, si uniscono due boccaporte e poi si aprono due boccaporte insieme. Questo è visto, non so se da che parte è visto. La Tiangong è andata giù qualche mese fa, anzi nell'aprile 2018, e, vabbè, di solito si cerca di farla cadere nel Pacifico perché è la zona con meno terra, quindi se c'è un'inclinazione giusta riesce a... Il Ponte Nemo è quello dove sono la maggior parte, anche la Mir con i nostri rivelatori sta da queste parti. Apogeo e perigeo. No, apogeo è quello più lontano dalla Terra, perigeo, questo vi dà l'eccentricità dell'orbita, in funzione del tempo. Vedete che poi c'è uno strano meccanismo legato anche alla non sfericità della Terra, per cui quando tanta energia si conserva e al limite qui l'energia diminuisce, perché diminuisce? Mi usci cosa l'energia. Beh, questo è un oggetto che sta in orbita. Perché un oggetto che sta in orbita a 350 spicci di apogeo e 300 spicci di perigeo poi casca? Ma perché? Ah, proprio non è facile, eh? Vabbè, lì ancora a quella tesa non c'è ancora l'attrito dell'aria, No, no, invece suppongo. c'è proprio C'è già quello. quello, ok, Sì, quindi. già a 300 km. Non so se ve l'ho fatto vedere, è un esponenziale per cui da 600 quasi non c'è niente. A 300, che poi peraltro è dove sta anche la Stazione Spaziale Internazionale, devi periodicamente ritirarla su perché altrimenti... Perché non viene riassettata? Eh sì, perché questa avevano perso il controllo, cioè non potevano ritirare su l'orbita, anche perché basta che tu non c'è più un assetto, quindi non può più fare un attracco. Secondo, avevano la Tiangong 2 che avevano lanciato in realtà successiva nel 2008 e quindi poi l'hanno fatta cadere. Del resto loro, ricordiamoci che loro per dimostrare, i cinesi per dimostrare che potevano farlo, hanno tirato giù un loro satellite con un missile, creando una quantità di detriti senza fine. Di nuovo, tecnicamente lo potevano fare, però hanno creato una quantità di detriti appunto senza fine in una zona ben precisa dello spazio delle fasi dell'orbitale, però... Dopodiché qua che succede? Siccome la Terra non è perfettamente sferica, avete una specie di variazione a lungo termine tra apogeo e perigeo, cioè se l'apogeo si alza, il perigeo si abbassa e viceversa, vedete? E questo qui è un andamento a lungo termine, vabbè, e alla fine qui è proprio un esponenziale finché non cale. E di nuovo, quando poi sei sotto 250, è proprio, se volete, questa è l'esponenziale dell'atmosfera, se volete vederla come... coefficiente d'attrito che però è proporzionale alla densità dell'aria, quindi è proprio caduta quella. Nel frattempo loro nel 2002 e 8 hanno lanciato la Tiangong 2, essenzialmente la stessa roba. Si sono attraccati nel 2016 con la Shenzhou 11, sono stati 30 giorni e vabbè, quello che fa, poi ho messo il link perché è una delle poche riprese che vi fa vedere in relazione, secondo me, al
al panorama come viene lanciato un razzo, perché di nuovo il fatto che poi tu zoomi, c'è cioè questa cosa completamente decontestualizzata, non rende l'idea di questo affare che se ne va su allegramente in orbita. Questo è un servizio della BBC, quindi vabbè, c'è il link se me lo vedete, perché se, una delle cose più impressionanti quando uno va a vedere un lancio è proprio questo, che tu c'hai il soggetto che se va in verticale in sfida apparente alla forza di gravità, ovviamente azione e reazione, però l'impressione mia è che la mente umana non è abituata a vedere cose che dicono a me della gravità non interessa. Dopodiché, se tu vedi la telecamera che zooma su questo oggetto, poi non hai l'effetto che ti dà invece vedere questo in rispetto a parte che poi vedi come cambia, si mette sul piano orbitale, inizia la velocità orizzontale, tutta una serie di cose. Ma secondo me è più impressionante questa di foto di questa qua. Poi di nuovo è questione di gusti. Loro vogliono costruire questa stazione spaziale qua, che di nuovo ricorda molto la Mir. Un modulo centrale, una serie di moduli di esperimento. Di nuovo perché non c'è un lanciatore più grande al momento di mandare sta roba qua. Tutto questo come volume, come massa lo mandava Energia in un colpo solo, mandava il Saturno 5 in un colpo solo. Anche di più, quello lo vedremo quando faremo lo Skylab. Dopodiché, tu a questo ci attacchi il cargo che è l'analogo della Progress, ci attacchi l'analogo della Soyuz, appunto la Shenzhou, e fai la tua stazione spaziale. Al momento, appunto, esiste solo credo che non sia neanche questo il modulo centrale, credo che sia un modulo tipo questi qua. Però, vabbè, vedremo come si evolve. Questo qui è Modellino. il modellino. Questa è la stessa cosa, ma più che altro è per farvi vedere il confronto tra la stazione spaziale cinese, la Mir russa e la stazione Quella spaziale. internazionale. Questa è quella internazionale. Allora, la Cina è 60 tonnellate, 30, 60 tonnellate, ridicolo. Cioè, di nuovo, se tu potevi andare 100 tonnellate su Marte, adesso non siamo in grado di mandarne 60 in orbita in un colpo solo, ti servono 4-5 lanci. Cinesi non ne sono in grado. Nessuno. Cioè, al limite coso, che però fino adesso manda le macchine. Elon Musk. Elon Musk, però lo mandiamo, ce l'ho un po' più avanti, non mi ricordo quanto fa il Falcon Heavy, che comunque è il quarto razzo del gioco, il quarto razzo più potente mai fatto, cioè il più potente in assoluto è il Saturno 5 e quello lunare N1 che però non ha mai funzionato, poi il terzo non mi ricordo qual è, e poi c'è il Falcon Heavy, forse il Proton, ma non credo però. Comunque sia, la Mir è anche lì, è 130 tonnellate. E di nuovo è la cosa più, in tutta onestà, più simile alla stazione cinese, nel senso che è stata costruita solo con i moduli di un'unica nazione, no? L'Unione Sovietica, mandando a forza di lanciare Proton, ha costruito la Mir. Come volume e come peso, essenzialmente è il doppio. Quant'era un pound? Metà, 450 grammi, se dividi per due. Cioè qua almeno Elon Musk e SpaceX dice che con Falcon il Heavy. Falcon Heavy 400° Merlin 1D Engine tu mandi 8 milioni di pounds. Quindi 4 milioni di grammi, 40 Quel tonnellate? ponte sono 450 grammi. Oddio, aspetta, 40, 40.000. quindi 40 tonnellate. No, ok, voglio No, dire, è meglio del razzo che abbiamo noi che non ce l'abbiamo, no? mandi una buona parte della stazione spaziale Beh cinese. sì, però in realtà poi c'è bisogno anche di insieme di assetto, eccetera. Però insomma stiamo qua. C'è quello del Falcon 9 questo. Sì. Line Levi? on 9. No, questo è line. No, no, cerca Levi, perché ce l'ho più avanti. In realtà no, lascia, beh, tanto ci arriviamo tra poco. La stazione spaziale internazionale, appunto, è vero che è grande parecchie volte. 5, 6, 6 volte 6x36, sì, 6-7 volte quella cinese, però è pure vero che sono serviti lanci degli americani con lo shuttle, dei russi soprattutto americani e russi in quanto a moduli. I moduli in realtà sono stati realizzati alcuni dall'Europa, questo qui è il modulo giapponese, questo qui quello ce lo faremo, quello europeo e così via, ci sono tutti tranne che i cinesi. Non è chiaro se la prossima stazione spaziale internazionale comprenderà anche i cinesi. O avranno solo la loro Ora parte. non sono la loro parte, ma per i motivi sono motivi di ITAR. ITAR è il fatto che io non posso mandare dei chip in Russia o in Cina perché sono vincolati all'esportazione, perché sennò loro mi copiano la tecnologia. Quindi c'è tutta una serie di vincoli. Anche quando lanciarono Agile, che lo lanciarono da un cosmodromo
indiano dell'India, gli hanno fatto un sacco di questioni perché non potevano usare delle FPGA, dei chip programmabili per motivi di esportazione. In realtà non è vero niente, è che non volevano che la base di lancio indiana si qualificasse come la base di lancio che poteva fare concorrenza ai loro razzi. Adesso il fatto che Agile è stato ritardato di un anno e gli hanno cambiato tutte le memorie, poi alla fine comunque c'erano problemi al lancio, loro hanno lanciato comunque, e sta pure su Wikileaks, cioè se cercate Wikileaks c'era appunto il dialogo tra l'ambasciatore italiano e quell'altro che essenzialmente dicevano dovete impedire a questi di lanciare, da sempre tutto economico. Questo è XS Limadu, vedremo di chiedere uno dei pischelli, che è il satellite nostro, lanciato il 2 febbraio 2018. Limadu sarebbe Ricci, sarebbe il sacerdote italiano che era andato in Cina, non aveva incontrato l'imperatore, ma comunque era considerato in altissima stima dalla corte cinese, perché è un satellite cinese con vari payload italiani. C'è uno che sta in camera pulita, nuovo, lo faccio vedere, XS, che è il satellite per lo studio dei raggi cosmici e per la correlazione con i terremoti. Cioè quella cosa che ci vede, che 5 ore prima del terremoto sembra che ci sia un aumento delle particelle intrappolate nelle fasce di Van Allen, che a seguito di un'onda elettromagnetica a bassa frequenza si ritrovano in orbite più basse, e quindi si vede questo incremento. Poi ci sono vari sensori di campo elettrico, magnetico e di campo e così via. Anche questo è stato lanciato da G1, che è il cosmodromo, la base di lancio loro, da dove lanciano anche gli equipaggi per la loro stazione spaziale, e dalla Mongolia, vedete, la Mongolia interna. Anche qui vedete che le coordinate sono 40 gradi e mezzo, infatti la stazione spaziale cinese c'aveva 42 gradi di inclinazione, perché di solito, come ho detto, tu lanci all'inclinazione a cui stai, se vuoi massimizzare la velocità iniziale della rotazione terrestre. Quindi i cinesi sono assolutamente da tenere sotto controllo, perché saranno quelli che avranno un più grosso sviluppo negli anni successivi. In parallelo appunto c'è Elon Musk con la SpaceX, ha sviluppato sia il Falcon 9 che il Dragon. Il Dragon è il cargo. In realtà è un cargo molto furbo, perché ha due sezioni, una pressurizzata che è questa qua e una avionica e non pressurizzata che è questa qui, per cui poi voi quello che fate è che le cose che devono andare fuori sulla stazione spaziale, l'attracco è fatto con un braccio robotico e poi vi attracca e vabbè, però anche col braccio robotico potete tirare fuori tipo carrellino la roba dalla vostra dal cargo e la mettete fuori agganciandola senza richieste di attività extraveicolari degli astronauti, che comunque è complicato. Invece qui c'è il sistema classico d'attracco e prendi il materiale che devi portare all'interno. Questa in realtà è una slide vecchia, adesso ne hanno fatti parecchi di voli alla stazione spaziale. L'altra cosa fica è che questo torna a terra, quindi uno dei problemi che avevano avuto gli americani quando avevano ritirato lo shuttle è che come cargo di ritorno a terra c'erano pochissimo, perché l'unica cosa che tornava a terra prima dello SpaceX Falcon, ma dopo lo shuttle, l'unica era la Soyuz con gli astronauti, però quella appunto doveva portare gli astronauti a terra e quindi di materiale ce n'era molto poco. Infatti che noi siamo riusciti a far tornare Alteino con una Soyuz, una volta che non c'è, ma per una serie di giri strani mancava un astronauta, ha del miracoloso insomma. Adesso c'hai 6 tonnellate di upload mass e 3 tonnellate di retard cargo, per cui adesso non c'è problema. Infatti Altea, che sta là dietro, la dobbiamo vedere bene prima che la mandano alla Kaiser a risistemare, è tornata con un Dragon, perché appunto se no non poteva tornare. Di solito appunto buttano tutto dentro la Progress e fanno bruciare l'atmosfera, ritorno distruttivo. Dopodiché appunto stanno allargando il cargo per aumentare a 34 metri cubi, che insomma è un oggetto notevole. Vabbè, questi sono i vari SpaceX, non vi ho fatto, se volete possiamo anche vedere i vari lanci loro, ma insomma l'avrete visti. La cosa interessante appunto è che loro riescono a recuperare, ecco qua, questa è la loro famiglia con i vari Falcon 1 e 2 e poi il Falcon Heavy. Qua però credo che sia solo 13. Poi ho trovato la capacità del Levi? Sì.
Quanto? 63.800 kg, Quindi 63 tonnellate, 64 tonnellate. 64 Quindi tonnellate. comincia a Questa essere in una orbita grossa terrestre bassa, soddisfazione. mentre in geostazionaria arriva a circa 27 tonnellate. Beh, ma se notevole. No, è appunto il quarto più potente mai fatto di razzo. Vabbè, anche lì la cosa geniale lui suo, cioè geniale, il trucco che loro usano è che innanzitutto i razzi sono gli stessi, quindi lo sviluppo della tecnologia è lo stesso. E in più li recuperano. Non solo li recuperano, ma poi li rilanciano. Quindi riesce a ridurre in maniera immensa i costi. Se vi ricordate, lo shuttle recuperava i razzi a stato solido, quello centrale buttava, quindi un minimo recuperavano, ma in realtà poi non più di tanto. Invece qua, con il lancio del Falcon Heavy, loro hanno recuperato i due razzi laterali, e quello centrale ci hanno provato, ma non è andato bene. Ma insomma, questo è il cargo attuale, questo è il cargo esteso con classe autobus. Poi appunto lui ha mandato la Tesla. E appunto la cosa interessante è che loro hanno questi 9 motori che, vedete, bruciano per 3 minuti. Poi alla fine, come abbiamo visto già altre volte, è veloce, perché tanto si vuole dire, se tu devi vincere G, devi avere un'accelerazione superiore a G. Se acceleri più di G, in orbita devi arrivare a 7 metri al secondo, alla fine ti viene fuori che ci metti 2-3 minuti. Hai quasi 6.000 kN. Vabbè, al livello del mare, perché c'è l'atmosfera, con questo dobbiamo farlo. Se hai l'atmosfera che preme contro, in realtà sei meno efficiente, perché devi spingere contro l'atmosfera. Se sei nel vuoto, in realtà sei più efficiente. E la cosa interessante è appunto che loro possono controllare la spinta di tutti questi nuovi motori per poter appunto mettere in orbita, cioè per regolare l'assetto, e poi il carburante rimasto riescono a farlo riatterrare. Loro hanno cominciato nel 2010, hanno messo un Dragon in orbita. Poi sono riusciti appunto anche a recuperare il vario cargo. In realtà sono andati molto a marce forzate, no? Prima hanno recuperato l'hanno messo in orbita e recuperato il cargo. Poi, questa è un'altra foto, anche qua la forma è completamente diversa perché è un cargo. Però questo qui è uno scudo termico, dobbiamo farlo l'ablation, è molto interessante, ve l'ho accennato l'altra volta, no? Perché la maggior parte dell'attrito è compressione di gas alla termodinamica. E questo qui, quindi, non è che devi preoccuparti di non perdere il cargo, quindi, però la botta non è la stessa che dai nel caso dell'equipaggio umano. E comunque qua tu atterri in mare, mentre i russi atterrano sulla terra, quindi per quanto può essere dura l'acqua, è comunque meglio che atterrare sulla terra. E questa qui è la SpaceX appunto al ritorno. Non è che ci sia molto, diciamo, qui da qualche parte qui ci deve essere l'ogiva per i paracadute. Questa qui è la parte dello scudo termico, ma non più di altro. Questo è un altro raggio del razzo. Qui è come loro sganciano i due razzi secondari. In realtà sono tante foto, non dicono molto. Questo è l'attracco verso la stazione spaziale nel 2012. Viene agganciato, catturato dal braccio robotico. Vedete, qui è il portellone. È un portellone diverso da quello dei russi, vedete? È più largo, c'è proprio una struttura differente. E infatti, quando poi andavano con lo shuttle sulla Mir, loro avevano adattato il portellone a quello russo. E, vabbè, però essenzialmente lo agganciate. Qui probabilmente è dove stanno i paracadute, bisognerebbe controllare. E poi appunto torna indietro. Questo qui è il filo del paracadute. Dopodiché lui sta sviluppando ovviamente anche la capsula con equipaggio, che è questa qua. In effetti, dentro, vista così, è molto vuota. In realtà lui è un furbacchione, in realtà poi sarà molto più stretta di così, perché, no, a parte la prospettiva, comunque ci metti 7 persone, cioè in ogni caso è molto più grande delle Soyuz, dove ci metti 3 persone e stanno pure molto stretti. Però insomma, qui manca tutta una serie di componenti, equipaggiamento, eccetera, eccetera. Però insomma, di nuovo, lì la strada è quella. Ecco qua il Falcon Heavy. Ha lanciato quest'anno, no? Era gennaio, febbraio, quando è stato? 2018 comunque. E vabbè, partiamo da Plutone, dove potete mandare 3 tonnellate e mezzo, a Marte, dove potete mandare 20 tonnellate, 15, 17 tonnellate. E poi questi sono numeri che Davide, anche perché però tutti da quei video, ecco, si sono sbagliati.
Però insomma è difficile che lo sia. E anche qui appunto avete tre stadi e la cosa figa è che appunto lui ha cominciato, se volete poi li possiamo guardare. Questi sono giganteschi. Sì, sono tipo 30 Ho visto metri. la foto di questi accanto delle persone. Sono una cosa impressionante. Io avrei detto che non era impossibile fare una cosa del genere. Invece questo qui non solo a terra in verticale, che è un'altra cosa che avrei Un detto. video bellissimo su YouTube, degli errori, Ah sì. tipo leggermente, boom, Boom, sì. esplode. Poi un altro così, poi dopo casca un pezzo, poi. Però insomma. Fatto da Elon Musk il Sì, video, sì, quindi. sì. Beh, lui è molto autoironico, tra l'altro. Anche troppo, Ma se non perché. c'erano incidenti, vuol dire che non stavano a fare qualcosa di nuovo. No, no, ma difatti, cioè, di nuovo, io avrei detto che questa cosa era impossibile, nella mia ignoranza, avrei detto che era impossibile. Poi nell'arco di 3 anni è diventata ovvia, a tal punto che poi questa l'avete vista, ne hanno fatte terra due contemporanee. Cioè, questa secondo me è la cosa Almeno se più volevo impressionante di tutte. dirlo. Cioè, è molto più impressionante del cioè, il Falcon Heavy di per sé, sono buoni tutti, tra virgolette, a mandare un razzo pesante enorme, ma far atterrare due razzi così in parallelo, di nuovo, è ovvio perché poi ognuno ha il suo sistema di guida, tutto quello che volete, però insomma, tanto ovvio non è. Avevano provato anche a far atterrare il razzo centrale, però ho mancato il bersaglio. No, mi pare che ha beccato la piattaforma, ma poi è cascata. Anche perché poi il razzo centrale, che differenza c'è rispetto a questi? Che in teoria rende un po' più difficile la questione. Cioè, in un Falcon Heavy, che differenza c'è tra il razzo centrale e questi? Di per sé loro. Questi cosa sono? I razzetti laterali? Sì, questi sono Ah, due. ok. No, Razzetti, o no, dici. vabbè, rispetto a quello Sì. centrale. No, ma sono uguali, vedi? E questo è il punto Però non fondamentale. ha. Fino a qua sei uguale. Che non hanno la punta. Non ha la punta. No, ma quella Ma la non punta la credo sia per buttano perché tornare non, giù qua non per si andare. vede, però qua. No, No, questa è la sua. certo. Ma però non credo serva a Non è tornare giù. per quello. La punta ha lo stesso effetto della bomba atomica nel film di Dittatore, che deve essere appunta al convettore. Allora, anche lì i numeri vanno visti, però il razzo. Il razzo da lascia per terra è sempre Ma guardate lì, così, è sempre stato, questi sono potenti mezzi. Abbiamo appunto questo non è caduto quello fatto tra i razzi in verticale. verticale, non riusciamo a tenere un tavolo stabile. Lo stadio centrale probabilmente brucia più a lungo di questi, quindi si stacca dopo, quindi atterra più velocemente, o comunque parte da una velocità iniziale più alta, quindi cade più giù. Infatti c'è tutta una serie di teorie che in realtà quello era stato fatto cadere apposta perché, cioè fallire apposta perché forse no, i cinesi, ma non è vero, se avrebbero rubato il razzo la tecnologia attuale, eccetera. Comunque da come pare di aver visto anche a varie riprese, quella semplicemente non è arrivato, cioè è arrivato giù e poi è cascato, però insomma manca poco a recuperare tutti e tre i razzi. Sempre sul privato c'è l'Antares Rocket, l'Orbital Science Corporation, adesso si chiama Orbital ATK, ma insomma anche questo è un razzo privato lanciato da Wallops, e anche questo ha un buon successo perché manda su uno spacecraft molto simile che è il Cygnus, e anche questo fa rifornimento alla stazione spaziale, in questo caso manda una tonnellata e mezzo di questo è del 2014, non so se poi nel frattempo ne hanno mandate altre. E qui c'è un confronto preso da space.com, che è un altro sito molto, fatto molto bene. Vabbè, queste, però di nuovo, questi paragoni lasciano un po' il tempo che trovo, perché è inutile che tu mi paragoni lo Space Shuttle con questi cargo. Sì, allora, sì, perché in realtà questo razzo mette in orbita questo oggetto qui, lo SpaceX mette in orbita questo oggetto qui e l'Antares mette in orbita questo oggetto qui. Però costi, paragoni, eccetera, eccetera, non ci sono, perché allora comparami questo con Saturno 5 e non c'è storia. Il punto è confrontare lo SpaceX con l'Antares, il Falcon 9 con l'Antares, e vedete che più o meno stiamo là, 40-47 metri, 240 tonnellate alla partenza contro 330 tonnellate, quindi sì, più potente, ma stiamo là, 5 tonnellate di cargo contro 10, ecco, se volete in efficienza, vincere un fattore 2, un fattore 2 notevole, e di nuovo come costi, però poi qui, a parte che questo non manda la gente nello spazio, però ancora non ha ammazzato nessuno, lo shuttle ne manda 25 di tonnellate di cargo, quindi poi alla fine non è che c'è tutta questa differenza, c'è un altro fattore 2 e mezzo, però
Però è pure vero che come inefficienza non c'è paragone, cioè nel senso che tu partendo da 300 tonnellate di oggetto ne mandi su 10, quindi una su 30. Qua partendo da 25, da 2 milioni di ton, scusa, 2000 tonnellate, ne mandi su 25 tonnellate. Quindi è molto più inefficiente come sistema. Bravo. Quindi sì. Vabbè, questo è Mi come sembra fa. di Il primo stadio, interstage è vuoto fondamentalmente, serve solo per accoppiare il primo al secondo stadio. Questo manda il cigno in orbita, pannelli solari, in realtà due tipi di pannelli solari. Il primissimo era così, pannelli solari che si aprono tipo circonferenza, petali di fiore. Ma la sostanza è sempre quella. Sistema ionico, ma è anche bene, a parte che ovviamente loro, gli americani devono comunque distribuire i fondi a tutte le industrie, no? Non è che puoi sceglierne una e far fare l'altra. Ma è sempre bene avere più di un cargo che posti sulla roba sulla stazione spaziale, perché se poi c'è un problema puoi andare su quell'altro. Appunto, una tonnellata e mezzo contro 1,8 a seconda della grandezza del cargo, dell'oggetto, con un peso che va da 2 a 3 tonnellate, 3-5 kW. Anche qua, quello che è importante, interessante, sono questi volumi, questi valori. Perché comunque tutta sta baracca alla fine va, funziona con 3 kW di roba che è quanto ci abbiamo a casa, no? La potenza di casa massima di solito è 3 kW, a meno che non c'è dei soldi da buttare. Il Pegasus è il più vecchio, essenzialmente è un aereo che lancia un razzo in orizzontale, poi va in orbita, molto più piccolo ma anche meno costoso. E questo qui è il razzo che viene lanciato. Quindi per piccoli cargo, 500 kg e così via. Si può anche lanciare dall'aereo e anche lì poi in realtà non è così conveniente perché appunto poi il razzo che si può attaccare all'aereo è piccolo e più di tanto potete fare, però si può mandare oggetti in orbita. Appunto, il primo stadio in quel caso sarebbe l'aereo, il secondo è il razzo Pegasus vero e proprio, vedete che è molto piccolo rispetto alle persone e quindi però avete comunque un cargo di dei satelliti che ancora commercialmente ha senso. Questo varie, ecco, questo qui è interessante, è la Bigelow. Perché loro invece stanno mettendo a punto tutti i sistemi che si gonfiano. Quindi voi mandate un. Meglio partire da questa. Prima hanno mandato nel 2006-2007 con dei satelliti russi in orbita, e questo qui invece l'hanno mandato sulla stazione spaziale. Vedete, ovviamente potete immaginare che è piccolo e stretto, e poi si gonfia per avere un volume più alto. Quindi puoi immaginare gli habitat sulla Luna o su Marte e così via, anche se pure lì ti devi schermare le radiazioni, o un oggetto anche in cui fondamentalmente voi avete questa come ogiva centrale un po' di più, questo si gonfia e poi avete uno spazio più ampio. Deve essere in Kevlar, deve resistere ai micrometeoriti, insomma, nei limiti del possibile non si deve bucare, però funziona, tanto più che. Allora, appunto, prima loro nel 2006-2007 erano lanciati sui Dnepr, che sono dei vecchi missili nucleari riconvertiti, hanno funzionato. Questo è il famoso Dnepr russo, un ICBM Intercontinental Ballistic Missile convertito per satelliti. Erano gli SS-18, cioè quelli a testata multipla. Satan, battezzato dalla NATO, appunto riciclato dal propellente ipergolico per lanciare satelliti. Ce n'hanno tipo ancora 150, un numero veramente esagerato, che gli avanzano proprio per lanci commerciali, poi quanti ce n'abbiano per i missili nucleari non lo so se usano. Calcolate che ognuno di questi appunto può mettere in orbita, poteva lanciare non in orbita, in volo balistico 10-15 testate nucleari in parallelo, quindi quello è il problema da cui poi aveva avuto origine le guerre spaziali di Reagan, e lui anche lì serve sempre uno sborone, perché è assolutamente impossibile intercettare anche adesso 20 missili. Cioè, uno di questi Arrivano ti lancia davanti. 20 oggetti in parallelo, quindi o tu lo intercetti subito, ma appena quello si Si lancia, tu c'hai lancia da 20 sopra. bersagli. No, ma anche che te li lancia da 1000 km, devi lanciare 20 missili antimissile. Dopodiché loro te ne lanciano 100 di questi e ce n'hai 2000. Infatti, quello che i russi dicevano al tempo delle guerre stellari classiche, non si rendevano conto come questa cosa fosse possibile. Infatti, non era possibile. Solo quello cresciuto a fare il cowboy nei film. Dei film western, dice vabbè, intercettiamoli tutti. E
anche perché poi loro dicono, vabbè, ma la contromisura a un missile antimissile è che io ne lancio il doppio. Sì. Cioè, non è Il che. Quindi tu in realtà, paradossalmente, facendo un sistema di missili antimissili, fai proliferare le armi nucleari, non le riduci. Però poi non è mai chiaro quanto poi questa cosa delle guerre stellari in qualche maniera ha messo in crisi l'economia già sotto che aveva vari problemi economici immensi, sovietica, e abbia contribuito poi al crollo dell'Unione Sovietica. Quindi boh, è sempre molto discutibile. Questo l'hanno mandato nel 2016 e vedete, questo qui è zippato. Se poi lo apri, questo effettivamente si è aperto e fa un modulo molto più largo, insomma. Quindi che cosa ha fatto il... Kevlar, cioè c'è una struttura espansibile di appunto, tu pompi aria, ma ci mette tipo Sì. varie ore, non so se un giorno addirittura. Questo addirittura l'ha lanciato col Falcon 9, vedete? Massa una tonnellata e mezzo, quindi neanche tanto, 3x4 metri, però appunto immagino sia 3x4, e il volume, questo probabilmente dopo che si è espanso, 16 metri cubi. Ma insomma un'idea me la fate, guadagni un fattore boh, 3 probabilmente. No, come volume abitabile, se tu devi andare su Marte, devi fare tutta una serie di cose, è perfetto. Per tanto i micrometeoriti colpiscono solo nei film. Sì, però in orbita c'hai pure detriti e cose. No, allora se ti Che pigliano detriti, colpiscono la stazione sì, spaziale. e infatti, però ti sposti se lo vedi. Se non lo vedi e ti buca, vabbè, allora chiudi e sigilli il modulo. Ma tanto un detrito, il punto qual è? Che un detrito che buca questo, buca pure questo. O Vabbè, meglio, per la forza. distribuzione massa numero, eccetera, eccetera, detriti. Poi qui c'è tutta una serie di schermi di Kevlar Ok. che ti fermi. Kevlar è quello con cui fanno i giubbotti antiproiettile. Sì, però nel senso che per doversi comunque gonfiare, Sì, deve sì. essere abbastanza fino. Sì, beh, però vedi che è fatto Tascaglia, tipo è l'armatura, piastra. la plate mail, Sì, no? la piastra. Quanto dà? Armor class 0 adesso. Non Il vecchio lo vedo. D&D dava zero. Madonna, la bovettura, più a piastra. No, Cioè, no, due forse, la mia sarà due. andata, La tipo a piastre mi 3. dà No, più. tre, tre. Calmi, calmi, 4, calmi, 4. calmi. No, la piastre mi dà più 6, mi sembra. Sì, Sì, ma pure questo prima. in che regola? Io sono rimasto al Questo è vecchio. 3.5. Poi con lo scudo, insomma, col D&D, c'hai destrezza 3, arrivi a 0. Con lo Qui scudo e sto a con 18 e c'ho 10 di base, uno destrezza, uno sembra scudo che e 6 di armatura armature plate. replate. Che è una bestia. Comunque appunto è a scaglia, no? E quindi Sì. questa maniera si espande. E questo è visto da dentro. Quindi comunque lui sta controllando. Questi qui sono tubi dell'aria. Notate che il modulo, questo è il modulo d'attracco, vi ricordate il pannello d'attracco, quindi è molto largo. E insomma, è chiaro che è più flessibile di quello russo, è molto più stretto, non ci può passare l'aria. Qui ci Sì, stanno due tubi per l'aria, bravo. perché il problema è l'anidride Sei del carbonica. media. Quanto? Sei del media. Ma di che versione di D&D? Pathfinder. Pathfinder che è 3.5. 3.5. Ma sono arrivata alla 5, però pure voi state No, indietro. sta cosa è che no, che noi giochiamo a Pathfinder, che è tipo la 3.5 rifatta un po' meglio da questi che hanno creato, hanno preso qualche diritto e hanno fatto Pathfinder. Hanno fatto tipo Hanno il fork aggiustato, della hanno release. patchato la Hanno 3.5. patchato. Però E esiste la 5 ora che è carina. io lì mi sono fermata a 3.5, che comunque per me già era Io ho troppo. giocato quasi sempre alla 3.5, a un certo punto è uscito Pathfinder, che aggiustava qualcosa alla 3.5, quindi oggi l'ha più giocata. Però no, la 5 ora questa sta recuperando. Perché poi loro a un certo punto sono passati open source, ma no? Quello bisogna dargli atto. Mi sa che Pathfinder è quello open source, infatti No, dice. no, è open source se tu parti da un open source. Ah, boh. No, no, se non sbaglio, tutte Sì. le regole di D&D sono. No, scusa, Creative Commons, non è open source, scusa. Credo che siano tutti Creative Commons, per cui tu puoi fare dei prodotti derivati, basta. Cioè, tutta una serie di. Poi ci sono vari Creative Ok. Cioè Commons. Pathfinder proprio cita che è assimilabile con le regole 3.5, puoi usare 3.5 alcune cose, Sì, ma lo cioè. puoi fare solo se quelli non ti fanno causa. Se non ti fanno No, ma causa. sì, ma hanno già preso tutte cose, già c'erano le 3.5 e non gli hanno fatto caso, quindi credo che Sì, sia ma quello. è legale perché Sì, vuol sì. dire che è previsto, controllato per curiosità. No, ma no, adesso, anche No, dopo. è Sì, curioso io, guarda. volevo vedere. Sì, perché mi ricordo a un certo punto è Creative Commons e quindi tu puoi fare prodotti derivati. Anche i fumetti, ci stanno alcuni fumetti che Sì. citano esplicitamente le regole perché. Che si può fare? Comunque la 5 è molto bella. Solo loro non ci vogliono giocare. Lui ci Chi fa il master di vuole. musica No, dentro? Eugenio, Ah, il nostro amico informatico. vabbè, quindi questo qui è lui, credo sia Jeff Williams, quello lavorava pure con Altea, credo, nel modulo.
qui sta controllando l'area, notate che c'è la mascherina per l'outgassing, per la fuoriuscita di materiale chimico, perché appunto i tubi dell'aria servono perché si formano ancora delle sacche di anidride carbonica, soprattutto nei primi tempi della stazione spaziale. Cioè, se tu lavoravi in un angolo non c'era il circolo d'aria e l'anidride carbonica restava là e quindi sentivi mal di Intorno a te. testa, ti sentivi male. Poi, quindi è stato visto, è stato riportato e quindi poi hanno migliorato la circolazione. Quindi in generale un sistema di attracco come questo, che poi era quello standard per lo shuttle, è meglio. Però manual release, vedete, c'è tutta una serie di strutture. Però è chiaro, non, questo tra l'altro non so se è rimasto attaccato o l'hanno buttato giù. Beh, è finito.